si apre con una raffica di rincari dalla mezzanotte stangata sui pedaggi autostradali in attesa delle nuove tasse. Dalla Lega Forza Italia, dal PD al nuovo centrodestra, la politica trevigiana fa prove tecniche di cambiamento. Capodanno 36enne di Villorba cade in un canale a Venezia e rischia di morire assiderato, migliorano i ragazzini feriti dai botti. Niente soldi per il riscaldamento, l'assegno del fondo per i veneti schiacciati dalla crisi a una famiglia costretta a vivere al freddo. Un successo, il concerto di Capodanno al Teatro Comunale trasmesso da Rete Veneta, gara di solidarietà per l'Advar. Dal contadino al fabbro, dal falegname alla lavandaia, le illustrazioni da fiaba di Sarmede per gli antichi mestieri. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, naturalmente a tutti buon anno. Iniziamo però con le cattive notizie. Questo 2014 che si è aperto con una raffica di rincari. A pagare il prezzo più salato i pendolari con l'aumento dalla mezzanotte dei pedaggi autostradali. Tutte le novità. Pedaggi autostradali, ma anche servizi postali, trasporti locali, rifiuti e perfino caffè, snack e bibite dei distributori automatici. Il 2014 inizia con una raffica di rincari. Non sarà esente neppure l'energia elettrica, più 0,7%, ma se può consolare il costo del gas resterà invariato, anche perché è già schizzato ai massimi lo scorso autunno. Dalla mezzanotte scattati gli aumenti autostradali, tanti oggi Mugugna e Caselli. Più 6,26% l'aumento di CAV, che controlla passante e tratta Venezia-Padova, più 7,17% quello di Autovie Venete, che detiene invece la Venezia-Trieste e la 28. D'ora in poi andare da Treviso a Venezia costerà 2,60€, 4,80€ fino a Padova, 9,80€ fino a Verona. Per i pendolari un vero e proprio salassolo, si calcoli in giorni, mesi o nell'arco di un anno. È una somma che non trova giustificazione e che quindi dovrebbe essere rivista, ma solo il buonsenso lo dice. Quel tratto là di Padova a Mestre sta diventando una banca, non tanto più un'autostrada. Io credo che siamo attorno ai 70-80€ al mese per quello che è successo. E come dire, la manovra, come dire, di uscita e di entrata che consentiva un qualche risparmio, trovo una risposta pesante in quello che è stato fatto. Per le associazioni dei consumatori si tratta di un rincaro che gli utenti non possono comprendere. Sempre ci sono, c'è trasparenza sui criteri che utilizzano, peraltro che giustificazione c'è se non quella della costruzione della terza corsia? Così sembra essere. Si dovrebbe compensare semmai il tasso di inflazione dell'anno precedente, ma messa così come dire, è un rincaro secco, punto. Ma il 2014 sarà anche l'anno della cosiddetta IUC, IMU, TASI e TARI messe insieme. Oggi intanto scadeva il termine per regolarizzare la seconda o unica rata IRPEF non effettuata a dicembre, così come quello per l'acconto IRAP che doveva essere saldato entro il 2 di dicembre, stessa scadenza per la cedolare secca. Neanche il tempo di stappare lo spumante, insomma, e si è tornati alla dura realtà. E proprio sui rincari dei pedaggi autostradali siamo andati a sentire i diretti interessati, gli automobilisti che ogni giorno usufruiscono delle tratte dell'autostrada, per i quali appunto la batosta è stata più pesante. Sarà stata la giornata da ponte festivo o la pioggia invernale, ma davanti al casello di Treviso Nord c'era davvero molto meno traffico del solito. Del resto, con un aumento di più del 7% del pedaggio da e verso la A28 comunicato da Autovie Venete, in molti hanno già scelto di metterci una croce sopra l'autostrada. Non tutte, intendiamoci, ma è nei tratti ritenuti scandalosamente rincarati. Se mi serve la faccio, però sono andato qua a portare la figlia qua all'aeroporto 2. Però vengo fuori qua per risparmiare perché abito a Codogne. Chi lo fa per protesta, chi per convenienza, ma tutti oramai nemmeno più arrabbiati, sono solo rassegnati. Visti gli anni trascorsi che ci sono sempre stati aumenti, sarebbe stato un bel regalo di Capodanno se avessero evitato. Ci sono molte altre spese, anche rincaro sull'autostrada comincia a essere pesantino. L'autostrada serve farla, si percorre velocemente, sì che bisogna usarla, insomma, facciamo comunque. Speriamo che prima o poi si abbasseranno, perché se si va avanti così aumenta sempre tutto. Poi c'è chi si trova in accordo con gli aumenti. Le strade sono ottime, quindi ci vogliono, sono giusti. Quindi va bene aumentare? Per i servizi che offrono, l'aumento comunque aumentare sembra sbagliato. Insomma, se aumentano ci sarà comunque un motivo. Ma la maggioranza, seppur rassegnata, comunque mugugna. Non si parlava d'altro, insomma, qua al bar? No.
solo dell'aumento dell'autostrada, veramente erano molto arrabbiati. Nel mirino, manco a dirlo, la politica e i politici. Se dovesse fare un appello ai politici, cosa direbbe? Un appello che ora che si vergognino e che vadano a casa e mettiamo qualcuno che sappia governare, perché qua lavoriamo, lavoriamo, ma più lavoriamo e meno prendiamo e più delusioni abbiamo. E andiamo a sentirli proprio i politici, perché quelli trevigiani stanno lavorando per un 2014 di cambiamento. Anno importante quello appena iniziato per la politica trevigiana. 52 comuni al voto, urne per le elezioni europee, qualcuno spera o teme anche per il rinnovamento di Camera e Senato. Traguardi ai quali quasi tutti i partiti arrivano forse per la prima volta nella storia, più o meno con profonde spaccature interne. Ad iniziare dalla Lega, che l'elezione alla segreteria federale di Matteo Salvini non ha comunque rinsaldato. Dobbiamo invece capire con intelligenza che chi ha un'idea diversa all'interno del pensiero politico della Lega Nord non è diverso da quello che è l'altra idea. Anzi, ci deve essere un confronto costruttivo tra le parti. Divisioni che nell'ex PDL sono divenute definitive, ma solo a Roma. Non è un problema a livello amministrativo qui a Treviso, perché insomma sono 5-6 i coordinatori che dal Popolo della Libertà sono andati all'NCD e gli altri 90 sono rimasti in Forza Italia, però è un problema che non esiste per la barca. Nel Partito Democratico non si può parlare di spaccature, ma di effetto Renzi. Ma io spero che il Partito Democratico recuperi molto in fretta il suo rapporto con la gente, il rapporto reale, e cominci concretamente a risolvere i problemi delle persone, a occuparsi dei problemi della gente, degli italiani e non solo di primarie. Politica romana e politica trevigiana decisamente diverse, visto che tutti concordano sulle larghe intese se si parla di sindaci. Ma il nostro segretario nazionale Flavio Tosi ha detto che all'interno delle varie amministrazioni, soprattutto nei comuni fino ai 10-15 mila abitanti, sicuramente deve prevalere la persona, per cui la possibilità di aggregazioni fra persone su un progetto amministrativo del comune. Dicono sempre di più le persone. O tu presenti persone stimate dal paese oppure non li votano. I cittadini, come hanno sempre fatto a livello comunale, scelgano le persone e i programmi. Siamo alla cronaca, 4 feriti, tra cui un 14enne con gravi fratture al volto. È pesante il bilancio del Capodanno nella Marca, il 14enne è ricoverato a Castelfranco, è stato raggiunto da alcuni petardi che gli sono esplosi vicino al viso, rimediando fratture facciali e lesioni all'occhio che però dovrebbero comunque essere risolvibili. Un bimbo di 9 anni invece di Carbonera è ricoverato a Treviso perché ha raccolto un petardo inesploso che gli è scoppiato in mano lesionandogli due tendini, operato, ne avrà per un mese. Intanto pare non ricordare nulla il 36enne di Villorba, ripescato privo di coscienza da un canale di Venezia proprio a Capodanno, ha rischiato di morire assiderato. Se n'è accorta una signora che all'alba stava andando al lavoro. Ha visto un corpo galleggiare a faccia in giù vicino a Santa Chiara, nel tratto di canale che separa la parte iniziale del Ponte della Libertà e i binari che entrano in stazione. Sul posto in pochi minuti i soccorsi che hanno salvato la vita a un 36enne residente a Villorba in provincia di Treviso. Era privo di coscienza e in ipotermia. Ancora pochi minuti in acqua e sarebbe morto. Il ragazzo è stato portato in ospedale con ferite a braccia e mani, probabilmente la conseguenza dell'ultimo disperato tentativo di aggrapparsi per non finire in canale. Sul suo incidente è giallo. Il giovane non ricorda assolutamente nulla. Era arrivato a Venezia per trascorrere l'ultima notte dell'anno. Da solo o in compagnia, questo resta un mistero. Come resta da capire chi l'ha visto per l'ultima volta? La polizia attende le analisi del sangue per verificare se avesse ceduto con l'alcol. Se così fosse, si spiegherebbe la caduta accidentale. Per ora però non viene escluso nulla, nemmeno il fatto che sia stato buttato in acqua da qualcuno. E proprio la notte del 31 dicembre, 9 camion in fiamme ad Arzene, in provincia di Pordenone, di proprietà della ditta Transghiaia, di uno pitergino, e c'è l'ombra del racket dietro a questo episodio. C'è l'ombra del racket dietro all'incendio doloso che in provincia di Pordenone ad Arzene ha distrutto i camion della ditta Transghiaia, di proprietà di Gino Tardivo, 57 anni di Oderzo. Il rogo la notte di San Silvestro, 9 i camion andati distrutti dalle fiamme nel piazzale dell'azienda, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che la notte del 31 hanno dovuto affrontare l'incendio e soprattutto cercare di capire le cause che sarebbero quasi certamente dolose. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto, il titolare parla di azione criminosa ma dice: non mi farò intimidire.
preso a schiaffi senza motivo da un uomo che è poi ripartito in sella al suo scooter. La disavventura martedì pomeriggio in via Troncon a Treviso, protagonista un 18enne trevigiano che insieme a dei coetanei stava facendo un giro in bicicletta. Giunto davanti all'istituto Mazzotti, il giovane è stato avvicinato da un uomo sui 45 anni a bordo di uno scooter grigio che è sceso senza alcun motivo, gli ha dato due schiaffi prendendo poi a calci la bicicletta. A quel punto si è defilato. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Aveva rubato nel novembre del 2011 l'auto a un 47enne di Castello di Godego. A distanza di 2 anni i carabinieri di Castelfranco sono riusciti a incastrarlo grazie al DNA ricavato da alcune tracce biologiche repertate all'epoca dagli investigatori. Esaminate dal RIS di Parma sono risultate attribuibili a un 24enne disoccupato marocchino con precedenti, residente nel capoluogo della Castellana, che è stato denunciato per furto aggravato. Si è tolta la vita in cucina impiccandosi con una cintura. La tragedia questa mattina a Sant'Elena di Silea in via Giovanni XXIII è stato il marito, un artigiano, a trovare il corpo della moglie, una casalinga di 53 anni. Ci sarebbe una crisi depressiva all'origine del gesto estremo, anche se chi conosce la famiglia non sa capacitarsi di quello che è successo. La donna lascia anche un figlio di 24 anni. Si è insediato oggi al comando provinciale di via Santa Barbara il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, che succede ad Agatino Carrolo, trasferitosi a Bergamo. 46 anni, nato a Potenza, Micele abita a Ponzano, ingegnere. Dopo un periodo come libero professionista, nel 1994 ha vinto il concorso come ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lavorando già a Treviso tra il 1995 e il 2009, periodo in cui ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio prevenzione incendi. Tra il 2001 e il 2013 è stato primo dirigente anche del Ministero dell'Interno e ora la nomina a comandante provinciale di Treviso. Come ogni giovedì, la solidarietà di voi telespettatori di Rete Veneta arriva nelle case di chi ha bisogno. Quest'oggi un aiuto per Maurizio, Valerio e Maria di Arre nel Padovano, che vivono al freddo perché non riescono a pagare il riscaldamento. Cari telespettatori, oggi siamo nella bassa Padovana, ad Arre, a trovare una famiglia che sono venuti a luglio in trasmissione, Maurizio, il figlio, ma quello che ha commosso è stata la lettera del papà. Abbiamo bisogno di aiuto. Siamo senza gas da qualche mese e siamo completamente al freddo e siamo costretti a lavarci con l'acqua fredda. Ciao papà Valerio. Ciao. Ciao, ciao. Hai visto che sono arrivata? Questa è la mamma. La ciao. Maria. Ciao Maria. Ciao cara. Maria. E questo è Maurizio. E adesso con qualcuno dei figli che è a casa, fra il mutuo, fra questo, fra tanto, non ce l'abbiamo più. Guarda, non si può lavare, non si può mangiare e niente, e riscaldarsi. La situazione è disperata, è grave. Io sarei più contento se avessi un'occupazione, anche per me soprattutto, ma per dare anche un aiuto morale alla mia famiglia. Allora, cara famiglia Squarcina, c'è una grande sorpresa. Voi vedete che oggi io non ho la borsa magica, che è la borsa della spesa, perché ha chiamato un telespettatore di San Biagio di Calalta, di Olmi di San Biagio di Calalta, Paolo, il quale ha chiesto di fare lui una grandissima borsa per voi. Perciò pensate, Rete Veneta con voi dove arriva. Grazie. Loro ti hanno fatto regalo. Cosa vuoi dire a questi telespettatori? Ringrazio tutti quanti. Ringrazio tutti e do un abbraccio forte a tutti. È stato merito il papà, è stato bravo Valerio. Già che ti trovi un lavoro, guarda. Ciao famiglia Squarcina, ciao, ciao, ciao. In tanti, ieri sera avete seguito la nostra diretta del concerto di Capodanno dal Teatro Comunale di Treviso. Musica, ma anche in questo caso solidarietà con il progetto dell'Hospice Casa dei Gelsi, che rischia ancora una volta di fermarsi. La dignità è un valore primario, un valore così importante che credo che ciascuno di noi deve farsene garante. Perché vi dico questo? Perché siamo in un momento delicato, cruciale. Voi sapete che abbiamo dovuto interrompere i lavori
per 6 mesi, li abbiamo ripresi, siamo andati avanti, però adesso il rischio di doverli interrompere nuovamente si avanza. La voce rotta dall'emozione, diversa rispetto alle passate edizioni, racconta tutta la preoccupazione della presidente Anna Mancini Rizzotti. All'Advar anche quest'anno è andato l'incasso del concerto di Capodanno al Teatro Comunale di Treviso. Un appuntamento con l'Orchestra Filarmonia Veneta, ma anche con la diretta di Rete Veneta, che ha raccontato non solo l'atmosfera in sala, ma anche una Treviso meno conosciuta nelle immagini di un viaggio notturno tra case e canali. Splendida l'esibizione dell'ensemble, diretta dal maestro Stefano Romani, che sin dal brano iniziale ha regalato emozioni forti. Wagner, ma anche Verdi, per ricordare i due grandi della musica nel bicentenario della nascita. Ma come di consueto, gran parte del programma è stato riservato alle melodie viennesi con la famiglia Strauss. Impossibile non lasciarsi prendere dalla polka Tristrass. Tra le personalità presenti, il presidente della provincia Leonardo Muraro, il prefetto Maria Augusta Marroso, il sindaco Giovanni Manildo. In un tutto esaurito da giorni che sottolinea l'attaccamento dei trevigiani per questa che è una tradizione che lega Treviso a Vienna. Città d'acque tra il Danubio e il Sile, con quel valzer che nonostante l'età continua ad affascinare. Ottenuti dopo quasi 5 minuti di applausi continui, che sono continuati nell'immancabile e speriamo benaugurante marcia di Radetzky, senza la quale non c'è concerto di Capodanno che possa definirsi tale. Andiamo a scoprire insieme un libro realizzato per non dimenticare gli antichi saperi, dal carbonaio alla lavandaia, gli antichi mestieri raccontati con le illustrazioni della scuola di Sarmede. Sembra di aprire un libro di fiabe e invece sono i racconti della nostra storia. Aneddoti del sapere più popolare, quello del fare imparando dai vecchi, per donarlo poi ai giovani in una ruota della vita che forse la modernità e le nuove tecnologie stanno fermando. È un riportare l'attualità di questi antichi mestieri in un momento di crisi e quindi anche di opportunità nuove per i giovani e per far capire a questi ragazzi che gli antichi mestieri avevano una sapienza profonda e delle conoscenze scientifiche che è bene rivalutare. La sapienza dell'esperienza del falegname, della lavandaia, del vasaio e di molti altri, fatta di cose che all'apparenza sembrano scontate, ma che non lo sono. Con il fabbro, per esempio, che nella sua fucina è sempre al buio. Allora, non sappiamo bene perché. In questo libro veniamo a scoprire che il fabbro lavorava al buio perché dal colore della fiamma lui sapeva esattamente a che temperatura era arrivato il fuoco e quale metallo poteva fondere. Il guardare come si fa, il provare praticamente la fatica, ma anche la soddisfazione per l'opera compiuta, poco si coniugano con il solo parlare, la convinzione del comunicare senza guardarsi negli occhi, il far fare alle intelligenze artificiali. Da questo contrasto nasce questo libro che di per sé è un contrasto, raccontare l'impegno quotidiano come fosse una favola. Ecco allora le illustrazioni della Scuola Internazionale di Sarmede che ci permettono di tornare per un attimo con gli occhi da bambini a guardare cosa facevano i grandi. Una ruota che gira, dicevamo, ma anche, di questi tempi, un motivo di riflessione. Ritorniamo al passato, ma per poter riscoprire anche nuove possibilità di futuro. Come ogni giovedì, la puntata di Focus dalle 21.05 su Rete Veneta sarà dedicata alle storie dei veneti e delle imprese in ginocchio per questa crisi economica. In studio con il nostro direttore Bacialli, tante testimonianze, ma anche Sergio Berlato, Remo Sernaggiotto, Gennaro Marotta e Valente Chieregato tra gli ospiti. Per questa sera è tutto, io vi ricordo di continuare a segnalarci i vostri presepi. Allora stasera andiamo a vedere quello realizzato dal simpatico signor Merlo di Montebelluna. A voi tutti una buona serata, arrivederci. Quest'anno è un presepio biologico, tutto naturale, tutto di legno lavorato. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy
child of Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Auguro un buon Natale e felice anno nuovo a tutti i telespettatori.